Due signori che sono venuti qui in studio, che sono fidanzati. La satanista se n'è andata col suo feto, una cosa incredibile, devo dire la verità. Il feto, è arrivato anche un feto in studio. Non sei stupito? Io sono quasi esaltato. Un feto in studio, un feto. Chiedo, però voglio chiederlo a te, che hai visto come me ormai di tutto. Sì, sì. Ma tu ti immagineresti mai, ad esempio, che so io, ma non Vannaccio, ma tu andresti mai in uno studio televisivo con un feto? No, francamente no. Ma io non sono satanista, però. Non sono satanista. Hai risposto. Comunque, hai prima risposto. Franco da Brescia. Quindi anche tu non reputi normale andare se in quella uno è satanista o è esoterista e si vuole comprare un feto in Thailandia, e farglielo comprare. Essere satanisti e comprare un feto? No, adorare Satana non è normale, ma chi se ne frega? È un mondo mario dove esiste. Ma se io domani vado a un colloquio di lavoro, perdonami, se io domani vado a un colloquio di lavoro, porto il curriculum, dico guardi, io ho condotto sulla sette la racchettina, faccio la zanzara, sono anche adesso satanista. Magari magari vado a Mediaset e dico sono qua anche caro dottor Crippa, buongiorno, ah, caro Parenzo, ciao, allora dimmi un po', no, vorrei tornare a lavorare con voi, faccio per dire inventare, ho fatto come tu sai la 7 Radio 24 eccetera, adesso sono anche satanista e ho portato con me un feto, ma secondo te ma te lo chiedo, qual è la reazione secondo te ma te lo chiedo secondo te? Vabbè, dai, Franco, dimmi da Brescia. Veloce, Franco, che devo presentarvi due signori. Dimmi. Beh, intanto, appunto, sono d'accordo con Parenzo sulla storia lì del satanismo. Perché quelli sono persone molto pericolose. Ma non mi pareva, e quelli dovrebbero perseguire la signora, i giudici, non... Posso dire una cosa, la signora mi pareva tutt'altro che pericoloso. Lo posso dire, se non si può dire se non è vietato da politicamente corretto, era un gran pezzo di figa. Lo possiamo dire in maniera chiara? No, senz'altro. Però guarda, credimi che ho avuto esperienze. Ho capito, ma quello era un pezzo di figa spaventosa, lo posso dire senza essere accusato. Ma no, ma non c'entra, ma che c'entra quello? Qua. Vabbè, allora comunque che vuoi? Sarà anche bella, ma ti fa passare qualunque voglia. Tu sei frocio? Veramente, guarda, è meglio stargli lontano quelle persone. Tu sei frocio? Tu sei frocio? Io sono un frocio, voglio che mi chiamino frocio. Oh, caro applausi! Parenzo, io sono Parenzo, io sono con te. Parenzo, molto bene. Io sono con te come con gli israeliani al 100%, non pieni. Però vuoi essere chiamato frocio? Voglio essere chiamato frocio. Oh, domani ti richiamo. Domani ti richiamo, Franco. Scusami, domani ti richiamo. No, ti richiamo domani perché il fatto che tu abbia detto io sono frocio, voglio essere chiamato frocio. Voglio che mi chiamino. E anche Finocchio. E anche Finocchio. Finocchio è proprio un complimento, Finocchio. Grandissimo, sei il mio testimonial perfetto. Ciao, ciao. Ok. Allora, abbiamo qui due signori trasferiti di Israele. Appunto, direttamente nello Yemen. Franco, no, da Brescia. Nello Yemen, Andrea. Franco, dimmi Franco. Eccomi qua. Dimmi. Posso parlare su questo? Quello che vuoi, dai, dimmi. Io leggo allora, qua. Voglio che mi chiamino frocio, ho letto. Voglio che mi chiamino frocio, quello senz'altro, Finocchio, quel cazzo che vogliono. Ah, io lo bene. Lo sono da tanti anni, ho vissuto anche il periodo in cui i froci venivano repressi, eccetera. Poi ci è stato concesso con grande magnanimità dalla maggioranza etero, ricordiamoci, che noi siamo una minoranza, e quindi ci è stato concesso giustamente di essere accettati, eccetera. Abbiamo tutto, possiamo fare quel cazzo che vogliamo a letto. Ma che cazzo volete fare? Imporre anche alla maggioranza, come spesso accade a questi comunistelli, imporre sempre anche il politicamente corretto. Molto bene, certo, bisogna chiamarlo non vedente, l'antica fatto, bisogna chiamarlo diversamente abile. È una questione anche di educazione, sai, cosa che tu non conosci. Io non mi offendo anche se ti chiamano di buon linguaggio, di educazione. Ma non se me ne frega ti chiamano coglione, ti descrivono. Ma è lo capisco, se a te uno ti chiama deficiente, ti descrive, a te ti descrive. Ma se uno chiama, è come dire a uno che è un libertino, che lo chiamano, invece di chiamarlo libertino, bisognerebbe chiamarlo libertino, si dice puttaniere, ecco, è una, ma è una lesa Franco, maestà. Tu comunque, se non ho capito male, tu sei frocio che vuoi essere orgogliosamente chiamato frocio e Finocchio, sì, giusto? Proprio perché loro vogliono imporre quel reato di omofobia, ma quale cazzo di omofobia? C'erano i reati. Tu sei fidanzato? Ma no, lo sono fidanzato perché non credo nemmeno, perché è una vita di merda, altro che gay, è una vita comunque di merda, solo. Purtroppo lo sono, non l'ho scelto io. In che sono, senso una vita di merda? Così. Non ho capito, una vita di merda essere frocio. Non è una vita normale. Fermala, adesso ci risentiamo, fermo un attimo, fermo. Pubblicità. A questo serve, bravo, esattamente. Allora, il nostro frocio preferito viene da Brescia, si chiama Franco. Sì. È un personaggio strepitoso, io me lo porterei, sai che quasi me lo porterei a casa, Franco da Brescia. Franco da Brescia? Meglio di no. No, perché? Che sei sporco? Beh, anch'io. Meglio di no, io sono...
Che sei? Che certo sei? Che ce l'ho la casa, ce l'ho che la sei, casa. Franco? Perché sei repellente? Però... cos'hai? No, niente, no, perché quando diventano vecchi i froci, poi dopo non trovi più nessuno. È inutile che la vadano a cantare al Gay Pride. Guarda te quella pagliacciata di sfilata, no? Tutti bei maschioni, giovani, unti. Ti piaceranno mica, anche mica a te. Beh, che piaceranno anche a te, no? Certo, ma piacciono, ma certo, però sai che ormai l'età è passata. Ma loro però propugnano questa cosa qua, illudono tanti ragazzetti, come lo ero io ai tempi, di poter avere una vita felice così, altro che gay. Ecco, la cosa interessante, la cosa interessante è questa, Franco, che tu pensi addirittura che la tua vita da gay non è stata una vita felice. Tu dici che essere froci, essere froci è una roba terribile. Questo è una cosa. Per me è stata terribile, perché comunque, e per fortuna che c'è la tolleranza, che c'è nel paese. Meglio non nascere frocio, dici? Meglio non nascere frocio. A me è venuto, non me lo sono cercato. Sì, è meglio, adesso... è meglio non esserlo. Meglio, sì, secondo me sì. Non che sia una bella vita, però è una vita promiscua, è una vita quando sei giovane, ci sono promiscua? Stato, ho fatto anch'io le cazzate. Io frequentavo il Nuova Idea International 30 anni fa a Milano. Sì, però per esempio, perché dici che la vita da froci, da gay è una vita perché terribile? Perché comunque una vita... se non te, quello di dire che ti sposi, vogliono fare il matrimonino, ma quanti sono che ci sono il matrimonio? No, ma tu dici che è proprio una disgrazia, sembra che tu dica no, che è una disgrazia. Non è una bella vita, poi puoi non è una bella vita. Quella etero. No, perché è meglio essere etero, è meglio essere etero. Provi solo, secondo me poi è meglio esserlo, però pretendere di imporre agli altri l'omofobia alla maggioranza che ci tollera, che ci ha permesso giustamente di avere, tollera? Di poter fare quello che vogliamo. La maggioranza che vi tollera, ma ci tollera, ma perché è una maggioranza, noi che... siamo ma minoranza. Tollera, non bisogna tollerare questo. È un fedelissimo di Vannacci. Franco da Brescia è un fedelissimo di Vannacci, posso dirti? Come ma sì, ma comune... come esistono, posso dirti? È come quando in genere si porta il negretto e dice, guarda, o la Lega o altri dicono il negro a destra, no? Guarda, ci abbiamo anche noi. Dici il frocio con Vannacci, colori, dici, il frocio. Questo è il ma io non io sono apolitico. Sono apolitico, non sono né fascista né comunista, però quelli che chiedono il certificato a proposito di antifascismo, esatto, bravo. Gli si risponda che diano il certificato di anticomunismo, che è stata una ideologia se non uguale ma peggiore. In Italia non c'è stato come nessun minimo, bene, molto bene, sì, ma molto non bene. Esiste, non bravissimo. Esiste proprio. Scusi, lei non conosce, esiste, scusami Franco tu ma conosci non c'è Benito? Stata nessuna aspetta, comunista aspetta, in tu Italia. Conosci Franco Benito, il duce della strada? No, non lo conosco, preferisco non conoscerlo perché non sono fascista e non ho ispirazioni, ma non sono neanche comunista. Aspetta un attimo. E siccome loro Benito, sono quelli che fanno più casino e rompono i coglioni. Sì, ho capito Franco, ho capito benissimo. Scusami, Benito, tu conosci Franco da Brescia che dice che bisogna chiamarsi anche froci e che un po' è pentito di essere nato frocio, diciamo, omosessuale. Dimmi, Benito. È pentito di essere nato frocio? No, pentito, ha detto che non è bello, che ha avuto una vita difficile, insomma, no Benito? Benito. Sì, vabbè, a me mi interessa un cazzo, se non ci vuole. Allora, il certificato ce lo do io. Io ce l'ho il certificato, io sono fascista 100%. Viva il Duce e a noi, sempre col braccio teso. Signor okay. Benito il Duce due coglionazzi che risponde aspetta, fatemi capire una cosa, questo idiota giù un attimo, uno che Benito. Risponde al telefono sempre su richiesta, no, cioè, ma praticamente tu quando hai bisogno di un fascista ma chiami no, ha chiamato lui Benito Duce abbiamo strada. L'imbecille a richiesta. Però, scusami on Benito demand. Coglione con la chippa in testa no giù un attimo, Benito Duce della strada che come al solito esagera, ma guarda che mettersi, comunque posso dirti una cosa, tra mettersi la chippa in testa e fare il saluto romano sarà meglio mettersi la chippa in testa, caro Benito. No, scusa, tu la devi togliere quando io faccio il saluto. Giù un attimo. Allora, ma Benito è un nazista di primo livello. Benito, forse è meglio che il suo camion strada. Non circoli. Forse è meglio che il suo camion non circoli nelle zone dove circolo io. Yeah, scusa, Benito, vogliamo. Sì, giù un attimo. La tentazione che poi non si realizzerà mai. Ma la tentazione. Sempre pacifismo. Sempre, ma la tentazione. Sì, la tentazione. Ho detto la tentazione sì, di mettere per terra dei pezzi di vetro per fare in modo che quando il camion passa la tentazione ho detto la tentazione, non è detto che uno faccia, ho detto la tentazione senza che nessuno si faccia male, la tentazione di mettere dei chiodi per terra, dei chiodi per terra in modo che quando il suo pregiatissimo camion sfrecci su quella strada
dei chiodi per terra, dei chiodi, la tentazione, ho detto la tentazione, che non verrà detto, mai ha detto realizzata, bene, perché le parole sono importanti, la, mai, ma la tentazione, tu mi chiedi, ti dico, ti viene mai, sì, mi potrebbe venire la tentazione, non di farlo, no, ma la tentazione, Davide, di mettere Davide, dei, caro chiodi, Davide, caro dei chiodi, Davide, dei chiodi per voglio terra, sapere, in modo che quando il suo adorabile camion parlare, passa, coglione, una domanda seria, voglio la sapere tentazione, come fai, ho detto solo la tentazione, in ginocchio piegato giù un attimo, allora scusami, la Benito, tentazione, Benito, la tentazione, Benito, Duce dalla strada, scusami, mi vuoi ricordare un attimo davanti al camion qual è la tua apparecchiatura, quali sono i tuoi monili, quali sono i tuoi oggetti nostalgici, che tabella consa... da 1,60 m, Duce della strada, ah, con beh, la quello, testa del Duce, sì, con busto la testa del Duce, busto del Duce in gesso sul cruscotto, cruscotto e pesante, alle mie spalle un'altra tabella gigante col simbolo vuoto, Duce della strada, sì, e Duce sempre lì con la testa gigante, vai, questa è la tua, questa è la, diciamo, l'apparecchiatura, caro Parenzo, se tu ti trovassi di fronte o qualcuno si trovasse di fronte a questo tipo di camion, secondo te, secondo sai te che risate mi faccio quando lo schiaccio come un scarafaggio, ma no, Parenzo, ma non è bello schiacciare le persone, quale, quale potrebbe essere la tua reazione se ti trovassi a fianco in ma macchina, ma come, no, è bello, ma Parenzo mica da persona, no, giù un attimo, giù un attimo, mia, il mio desiderio è quello che questo camion venga ricoperto da sterco di piccione e sommerso di merda, la mia, con lui dentro, con lui dentro. Sì. Lui non avrebbe neanche documento da tutto questo, perché essendo lui un pezzo di merda si confonderebbe con questa montagna che ricopre il camion, quindi non avrebbe sempre neanche documento, ovviamente senza incidenti, senza ma... nessun incidente, nessuno, Benito, non ci deve essere, scusa, nessun incidente. Benito, scusami un attimo, ma tu perché hai votato alle recenti elezioni politiche un anno e mezzo fa? Io sono andato come sempre al seggio elettorale e sulla scheda da scrivo Benito Mussolini Duce d'Italia, ho pensi che avevo votato per la democristiana ho capito Benito, però diciamo la verità, la scheda non è stata annullata, però scusami se te per lo fortuna, dico certo, la scheda certo, è stata annullata, è per stata fortuna, lo sai che sì, è stata... me ne sbatto i coglioni, vabbè, abbiamo capito, lui se ne sbatte i coglioni, grazie di questo preziosissimo contributo, non che c'è ci... nessun contributo, no, è uno stronzo di primo livello, no, che ci fa, ci dà una fotografia di uno spaccato d'Italia, che no, nessuna fotografia di uno svalvolato. Scusi, a lei piace un'altra domanda, però sono curioso stasera di Benito Duce della strada, un po' di tempo che non lo sentivo. Scusa Benito, tu tifi per Putin, mi sembra di immaginare, no? Potrei immaginare, o no? Senza dubbio. I maiali, io li sì, metterei tutti appesi. No, ma d'accordo, adesso non so chi metteresi appesi, perché meno male che non l'abbiamo preso. Di mettere però... appese le persone a questa tradizione antica. Diciamo. La tradizione. Nemmeno uno ne sa. Aspetta, aspetta, sì, va bene, nemmeno uno. Sei, fai il tifo per Putin oppure no, Benito? Putin è il mio presidente, numero uno, era chiaro, sì, è il numero uno al mondo, e Zelensky, l'unico uomo degno d'onore, Benito, oggi, ma questo è abbastanza chiaro, Zelensky invece Zelensky è frocio e beh, vabbè, che frocio tossico, non lo è, neanche questo, nessuna delle due cose è vera, ma scusa, tra Biden e Trump chi preferisci? Si asciuga il naso, è frocio, no, vabbè, più, questo l'abbiamo capito, schiavo, giù un attimo. Beh, tra Biden e Trump chi preferisci, Benito? Da chi? Biden, lo conosci Biden? Sì, certo, due merda, però Trump, sempre Trump, perché Biden è un pupazzo del cazzo, proprio un pupazzetto proprio. Trump invece, Trump, signor Trump? Ah, Trump sembra un po', ma io non mi fido proprio, cioè, manco come gli americani che non mi fido, ragazzi. Gli americani non si fidano, Benito, non si fidano. Allora, eliminate gli americani da questo pianeta, che hanno fatto un culo così, perché gli americani vi hanno fatto un culo così, vi hanno fatto un culo così! Un culo così vi hanno fatto, un culo così, e scappavate come conigli, vi hanno fatto un culo così, da Anzio in poi vi hanno fatto un culo così. Cammina a 90 gradi, schiavo! Scusami, secondo te l'America che cos'è? L'impero del male? Che cos'è l'America? L'America è il male. Allora, l'America è il popolo americano, no, ma il deep state americano. Deep state. Benito, il Duce della strada parla di deep state. Questo è interessante. Certo, ma perché tu pensi che. Ma dimmi una cosa. Il mondo, chi lo comanda? Il mondo. Un pupazzo come Biden, ma l'hai visto che ho ben capito? Ma vabbè, d'accordo. Chi comanda? Benito, il mondo da chi è guidato? Tutto il mondo. Ma lo sappiamo tutti che la ha guidato, lo sappiamo dai Rothschild, Rockefeller, tutte le merde che non lo so.
Benito, ma se è così, ma perché Rothschild e Rockefeller non gli comprano il camion e non ci cagano di... Io fossi Rockefeller, la prima cosa che farei è comprare il camion a questo qui e cagarci dentro. Posso dirti? Io farei così. Io se potessi farei così, comprerei il camion a questo. I Rockefeller non lo posso, ci cagherei dentro. Non lo posso. Potrebbero non lo conoscono nemmeno. A sfregio. Sì, ma io conosco qualcuno della famiglia Rothschild e suggeri... No, Rockefeller non è ebreo. Rockefeller, no, non è ebreo. Rothschild, vabbè, guarda, loro mischiano tutto insieme. Rothschild, assolutamente sì. Rothschild, assolutamente sì. Cioè, è finito, è chiuso, che ha fatto? Ciao.